Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi siamo già stati a fare spesa e adesso vado a casa, faccio un breve svuoto alla spesa per farvi vedere quello che ho preso. C'è Alex qui che non è presente in macchina perché è andato in officina perché deve fare la revisione della macchina e quindi è andato a chiedere delle informazioni. E niente, in realtà la giornata di oggi sarà abbastanza monotona perché a parte lo svuoto alla spesa, poi dopo lavoro, quindi niente, però vi faccio vedere anche la giornata di domani, quindi faccio 2 giorni in uno. Eccoci qua con lo svuota la spesa. Abbiamo 2 buste. Tanto questa adesso non si vede, cioè, però come vedete ci sono gli unicorni. Questa tra l'altro è una busta, diciamo, vinta quando eravamo su Edimburgo perché abbiamo praticamente fatto un grattino, abbiamo vinto un pound e con il pound ci ho preso questa. Allora, è tutto un pochino bagnatino perché fuori piove. Questo è un dolcetto che non abbiamo mai provato, torta tiramisù della Dolciando, quindi sarà buona sicuramente. E la mangiamo stasera con la nostra pizza. Io non mi ricordo se ne ho mai parlato in altri video. È questa. C'è sia all'Lidl praticamente che all'Eurospin. Questa è dell'Eurospin. E ormai è diventata la nostra pizza per eccellenza, diciamo, del sabato sera mangiamo sempre questa. Ce la facciamo di solito a metà e ci mangiamo appunto il dolcetto. È ripiena con il formaggio e il prosciutto cotto, proprio buonissima. Ancora altre cose bagnatucce. Bagnaticce sono le fragole che useremo domani sera come dolce per saltare di palo in frasca. Cotton fioc per Alex, lime e posso vedere anche queste spring onions o cipollotti che però ci servono per il locale, quindi li mettiamo da un'altra parte. 6 di questi fruttini che io ho deciso di mangiare praticamente quando tipo per merenda, diciamo, al posto della frutta, che intanto io non mangio, allora mi mangio questi qua. Ne ho presi 2 mele pesca, 2 mela e mirtillo e 2 mele banana, che penso che saranno i miei preferiti. Questo che è un sugo pomodori secchi e pistacchi che era segnalato come novità, noi non li abbiamo mai presi in realtà questi sughi qua, però li proviamo. E questi invece che sono per i nostri puzzetti, per i gatti, che insomma qualche volta si mangiano anche l'umido a parte le crocchette, quindi questi gli piacciono molto. Abbiamo preso delle cose da bere, questa che era in offerta, io non l'ho mai provata, di solito la Coca-Cola uso solo la Coca-Cola perché di solito queste marche non mi piacciono, però gli darò una possibilità anche perché c'era quella limone che di solito mi piace. Queste, che praticamente se ne prendevi due a scelta, penso era ginger, limonata e non mi ricordo se era tipo gassosa o qualcosa del genere. Le pagavi un euro, no, 50 centesimi l'una, quant'era? Quindi 2 erano 1 euro. Allora, abbiamo preso un po' di queste cose da fare al microonde. Praticamente, quando veniamo a casa dal lavoro, dato che finiamo comunque abbastanza, vabbè, tardi, ogni tanto quando proprio non. Cioè, come dire, quando proprio non abbiamo proprio voglia di fare niente, in pratica ci prendiamo l'asporto, prendiamo McDonald's o indiano, o comunque sia altre cose. Abbiamo visto però che il problema è solo che uno non ha voglia di cucinare e quindi abbiamo pensato perché non prendere queste cose con cui comunque sia si risparmia, perché diciamo che sono abbastanza costosette perché hanno una media che ognuno costa 2 euro, però è anche vero che comunque se uno prende l'asporto, cioè, ne paga tipo 20, quindi comunque ci fanno risparmiare abbastanza soldi. Quindi che ne so, magari uno fa una volta la zuppa di carciofi con la peperonata, ci facciamo insieme. Poi abbiamo preso la polenta con i formaggi e la vellutata di fagioli e radicchio. Queste qua non le abbiamo mai provate, mentre invece queste qua le abbiamo praticamente provate tutte. La peperonata è buonissima e anche la polenta con i formaggi, ma abbiamo provato anche cos'era la polenta con i funghi, il risotto, la fagiolata, insomma sono. A parte che mi sa che c'ho anche un video dove facciamo vedere delle cose che avevamo provato, comunque la peperonata è proprio top. Poi queste sono delle cose che invece abbiamo preso per domani, che ci sono degli amici di Alex che vengono a cena, tra l'altro erano anche in offerta tutto quanto a 1 euro in pratica. Abbiamo preso quelli ai funghi e mozzarella, quelli invece prosciutto e mozzarella, e ho preso anche questi che sono invece i ciseri, quelli al formaggio. Abbiamo preso anche questi 10 hamburger che non li avevo mai provati
provati in realtà, costavano 3,70 euro, mi sembra, sono 10, non so, magari faranno schifo, però è la stessa cosa, diciamo, del McDonald's, magari uno ti va un hamburger così molto, molto veloce. Ah, dovevamo prendere i sottaceti, vabbè, la prossima volta. Quindi ecco, sono 10, vedremo un po' come sono. Poi abbiamo preso questi, gli gnocchi da fare, quelli gnocchi alla romana, niente, questi qui Alex non l'ha mai assaggiato, io in realtà non l'ho mai assaggiati questi già fatti, perché li ho fatti io qualche volta. Sono praticamente, non so se è un impasto, penso fatto con la polenta. Ah no, no, non è di polenta, è quelli fatti di, con la semola, con il, tipo sono gnocchi di semola. Praticamente si tagliano tutti a fette, poi si possono mettere al forno, cioè basta mettere anche un po' di parmigiano sopra, altrimenti non so, anche con la panna, comunque ci sono varie ricette, ma semplici, ecco, si tagliano, parmigiano, forno e via. Poi altre cose, queste qui sempre a 1 euro che abbiamo trovato, ho preso una confezione di prosciutto crudo. Da fare per oggi a pranzo ho preso la panna da cucina con i tortellini, che lo stesso mi sembra che erano in offerta, costavano 1,19 euro forse, una cosa del genere. 3 pomodoro, cioè pomodori, nel senso la polpa, quello di pomodoro a cubetti, che l'avevamo finita. Le ultime due cose sono il detersivo per i pavimenti, ho preso questo qui agli agrumi, serve sempre per il locale, e poi ho preso questo tonico, perché mi sta quasi per finire, mi sta quasi finendo il mio, e quindi me ne serviva un altro e ho trovato questo. La spesa è svuotata tutta, giusto? Ci rivediamo per pranzo. Siamo arrivati al pranzo. Abbiamo i nostri tortellini ai 3 formaggi, perché c'è mozzarella, la panna e il parmigiano. Eccoli qua. Questo è il piatto per me. Se sposti il bicchiere te lo faccio anche per te. Lui starnutisce, qui c'è malattie. Bene, ecco qua. Se mi sono di più, vabbè, lui se ne prenderà ancora dopo, come vuole. Questo è il nostro pranzo e noi ci guardiamo LOL. Allora, già che ci siamo, noi praticamente abbiamo questa confezione di parmigiano da provare. Quindi adesso la proviamo insieme, no? Abbiamo quindi questa confezione dove ci sono 3 tipi di parmigiano, che adesso vi facciamo vedere. Vediamo un po'. Perfetto, eccola qua. C'è il parmigiano reggiano stagionato oltre 22 mesi, questo qui invece oltre i 30 mesi, e poi invece c'è questo qua che è prodotto di montagna. Quindi vediamo un po' se c'è una differenza tra questi 3, che noi quindi apriremo tutti quanti e assaggeremo. Adesso ne taglio un pezzo di ognuno, poi lo divido in 2 e lo assaggiamo. Le aperti tutto. Sì, amore, dobbiamo assaggiarli, no? Cioè, dobbiamo fare i recensori, quelli seri. Quindi questo è questo 22 mesi. Vediamo se quello stagionato 30 mesi. Aspetta, dove va? Sembra un pochino effettivamente più duro. Si vede che è diverso. Vediamo un po' se riusciamo a farvelo vedere. Vedete? Cioè, questo praticamente sembra tipo più cremoso, questo invece ha queste cosine tipo più bianchine. Mentre invece l'ultimo è questo qui di montagna, che quindi sinceramente non ho proprio la più pallida idea della differenza. Sembra, diciamo, ve lo faccio vedere, sembra in realtà tipo più simile a quello stagionato. Perfetto, passiamo all'assaggio. Devi assaggiare? Questo è questo 22. Buono, classico parmigiano. In realtà la differenza si sente. Questo è un po' più saporito e molto meno cremoso. Vediamo quello di montagna. Forse è un po' una via di mezzo tra i due. Io diciamo che preferisco questo oltre i 30 mesi. Diciamo che questo 22 mesi è un pochino più da battaglia, non è niente di che, cioè il classico parmigiano. Questo già c'ha già più un... Allora, questo qui non so, mi sembra che c'ha dentro più pezzettini, sai quelli che un po' scrocchiettano? C'ha un po' più di quei pezzetti lì, che non ho proprio la più pallida idea, insomma, di cosa sia, però... forse me ne è capitato a me un pezzo così. Diciamo che quello che mi piace di più forse è questo qui 30 mesi. Alex, cosa dice? Sì, a me non mi piace tanto il sapore del parmigiano mangiato così, di quello fresco. Perché più stagionato un po' meglio. Quindi pollice in su, però... non sono un amante del parmigiano. Vabbè, lui non è un amante di niente da mangiare. È vero, i formaggi mi piacciono tutti, ma questi... Mi piacciono tutti i formaggi stagionati, e il parmigiano no. Va bene. Molto meno.
Diciamo che nemmeno io non è come lo mangio così il parmigiano, lo usiamo più che altro per fare delle cose, però per fare un assaggio bisognava sentirlo. Ok, approvati questi due, diciamo, cioè questo anche approvato, ma diciamo da mangiare così sono meglio questi due qua. Bene, è ora di andare al lavoro. Vedete anche lui si sta preparando, si sta mettendo le scarpe. Io però prima di andare mi mangio il mio yogurtino alla castagna che è avanzato. Era quello dell'Eurospin, giusto? Erano tutti molto buoni. Siamo a casa, dove adesso stiamo aspettando la nostra pizza nel forno che si cucina. Io sono già in pigiama, quindi non mi faccio vedere più di tanto, lui invece ancora no. Molto felice. E adesso vi faccio vedere meglio la nostra pizzetta. Eccola qua che si sta cuocendo nel forno. Questo è il compito di Alex, la cena del sabato sera è... Sei te, vero, che te ne occupi? Perché è molto difficile. Sì. Quindi fa vedere a tutti, insomma, sì, conoscenza di... del forno, dell'oggetto che si va a mettere nel forno. Quindi proprio esperienza culinaria a palla per cucinare questa pizza. Mamma mia, guarda come si vede il pigiama con i gufetti. Ecco la nostra pizzetta pronta, ve la faccio vedere. Guardate com'è bella, tutta bella croccante sopra. E dentro invece guardate com'è bella formaggiosa e con il prosciutto cotto. Mamma mia, buonissima. Poi abbiamo la nostra Pepsi che c'è anche cascata per terra, quindi vedete si è mezza ammaccata. Quindi sarà, cioè adesso esploderà praticamente quando l'apriremo. E poi abbiamo il dolcetto che vi facciamo vedere dopo. Buon appetito! Siamo giunti all'ora del dolcetto. Questo è quello che abbiamo preso. Guardate che bella confezione! No? Anche qui c'è chi si vede, insomma, che... Allora, io assaggerei proprio subito, proprio così. Da, assaggiamo subito. Non male. Per il prezzo che ha, io due pollici in su.